Salve a tutti, in questo video tutorial vi spiegherò alcuni problemi che si possono riscontrare nell'installazione di programmi con Wine. Io ho installato un programma che si chiama Fruity Loop Studio, un programma per Windows. Adesso ovviamente c'è l'eseguibile, si fa doppio clic, parte Wine, si segue l'installazione e si completa il tutto. Viene creato anche l'eseguibile col link sul desktop, gliel'ho messo sulla doc, adesso lo apro. Aprendo il programma sembra tutto sommato funzionare, però se vado nei menu, i menu non hanno le scritte. Allora, andando in giro in internet, c'è scritto una cosa importantissima, che questo programma, per farlo girare con Wine, ha bisogno di un carattere Taoma. In teoria si potrebbe andare su WineTX, Select Default Prefix, e installare un font. Cercare Taoma, adesso lo facciamo. Taoma, clic, faccio ok. Il risultato è che il mio WineTX, non so per quale motivo, non riesce a scaricare da questo link, perché credo che il link non esista più, perché ho provato in internet a fare copia e incolla di questo link, non mi tira fuori i file da scaricare. Quindi ho cercato in internet il file Taoma, che ho qui sulla scrivania. La mia versione di Wine è presente sotto il mio nome utente.wine. Adesso vi sto ingrandendo il percorso. Dentro Wine c'è Drive C, poi c'è la cartella Windows e poi c'è una cartella Fonts, che è esattamente la cartella dei caratteri di Windows. Se ci copio dentro il mio file Taoma, semplicemente copiandolo, adesso riapro Fruity Loops. Sembra uguale, però nei menu ho tutte le scritte, quindi è tornato a posto. Quindi, qualora vi venga detto che vi manca un carattere particolare, non rompetevi le scatole a scaricarlo da WineTX, che forse non funziona. Basta copiare il singolo carattere nella cartella Fonts di Wine e il programma comincia a funzionare. Adesso, tanto per farvi capire che il programma funziona, carico anche un brano demo, e adesso, caricato la demo, posso fare play. Come vedete, sta funzionando. Per questo tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo.